傲慢の罪、ライオン氏、エスコノーズ。Ciao a tutti ragazzi, qui Vedata Channel. Oggi vi portiamo, come da titolo, la classifica dei 9 Ashira o pilastri da Demon Slayer. In tanti chiedete sempre chi sia il più forte tra tutti e come poterli classificare in base alla loro potenza. Facciamo però una premessa. La classifica è stata stilata da noi, ma solo per scopo informativo, quindi nulla di ufficiale. Ma, come in ogni classifica che abbiamo fatto, tenteremo di essere il più oggettivi possibile, senza sforare in preferenze o altre stupidaggini. Dato che ho visto un po' di gente confusa, gli spoiler di cui trattiamo ovviamente sono del manga, soprattutto su argomenti come questi. Quindi, automaticamente, se sono spoiler del manga, sono ovviamente oltre la serie animata, molto oltre, soprattutto ora che Demon Slayer è finito. Quindi, nel caso non si fosse capito, questo video sarà pieno di spoiler. Siete stati avvisati, poi non venite a piangere qua sotto perché ve li abbiamo spoilerati. Detto questo, possiamo anche cominciare. Partendo dal più debole, alla nona posizione, troviamo Tengen Uzui. Ma perché? Al contrario di altra gente, è ancora vivo, quindi perché così in basso? Ebbene, Uzui le prende pesantemente dalla sesta luna crescente, formata da Daki e Gyutaro. Poi, dopo questa battaglia, non lo vedremo praticamente più, anche perché si è ritirato dal suo ruolo. Ora però vi spieghiamo come sono fatti i grafici, così anche da capire meglio ogni singola barra presente. Premettiamo che questi grafici sono nuovi di zecca. Per il design iniziale mi sono particolarmente ispirato all'eye catcher dell'anime, quindi l'intermezzo pubblicitario. Però riarrangiato un attimo per renderlo un attimo più bello. Poi in effettistica, riempimento e misura per le barre se ne è occupato Alex. Insomma, abbiamo dato del nostro entrambi per darvi dei grafici molto belli, almeno a parer nostro, poi sono molto più consone alla serie. La prima barra, come potete vedere, indica la forza, ma non la forza bruta, è l'insieme delle abilità, velocità e forza fisica di un personaggio. Poi la seconda barra è lo stile di respiro. Ogni Ashira ovviamente avrebbe lo stile di respiro al massimo, dato che ovviamente è un pilastro, quindi uno superiore ad un normale utilizzatore degli stili di respiro. Semplicemente qui abbiamo comparato i massimi fra loro, soprattutto per la loro efficacia e forza generica. Poi la terza barra indica il marchio da Demon Slayer, il quale verrà suddiviso, se presente, in tre parti fondamentali. La prima sarà la sua manifestazione, capace di potenziare la forza base. Poi vi sarà la capacità di utilizzare la lama cremisi ed infine il mondo trasparente. In questo primo grafico Uzui dimostra una grandissima forza e il suo stile di respiro lo mettiamo ad un livello medio-basso nonostante la sua immensa utilità. Lo stile è parecchio originale e deriva dal respiro del fulmine. L'unico motivo per tenerlo così basso, tra molte virgolette, è il semplice non avere abbastanza informazioni per capire quanto sia effettivamente forte, sempre ricollegato alla battaglia con Daki e Gyutaro. Alla fine le ha prese dalla luna meno potente di tutte le crescenti. Nella terza barra potete vedere che è tutto vuoto, questo perché non sblocca il marchio, tantomeno il resto delle abilità. Quindi questo lo mette tra i più deboli degli Ashira, ma anche perché è il meno impattante. All'ottavo posto troviamo Shinobu Kocho, detentrice del respiro dell'insetto, derivato del respiro del fiore e ancora prima del respiro dell'acqua. Shinobu ha dimostrato di essere un Ashira davvero potente, ma questa viene messa in difficoltà davanti alla potenza della seconda luna crescente, Doma. E diremmo anche giustamente, dato che una luna crescente è già tre Ashira, poi contiamo che la seconda in classifica. Ma la vera domanda è: perché la mettiamo all'ottavo posto? Semplicemente come Tengen non risveglia il marchio, ma bisogna darle atto sempre nello scontro con Doma. Ella si sacrifica per battere la luna crescente, ma grazie alla sua enorme conoscenza nel campo della medicina permette a Kanao di battere questa enorme minaccia. Vediamo ora il suo grafico. La potenza è la più bassa di tutte, cosa confermata dall'opera stessa. Se dovessimo suddividere quella barra, la forza fisica sarebbe praticamente la parte minore del totale, ma è nel suo respiro che si concentra tutto il potere. Infatti, secondo noi, è molto più utile e alto di quello di Uzui. Nonostante possegga solo 4 kata, riesce a controllarli perfettamente come ogni singola Ashira, ma dobbiamo contare il fattore veleno. Poi, vediamo Uzui che era contro la sesta luna crescente e le ha prese, mentre
mentre lei se l'è vista con la seconda, che è molto più potente. Prima di passare alla settima posizione, beh, tra ottava e nona potete anche scambiarle fra loro. Sono sempre quelli più scarsi di tutti gli Ashira, purtroppo. Quindi non lamentatevi troppo, se vi dà fastidio Shinobu all'ottavo posto e la volete al nono, fate pure. Alla fine, in quel caso, è vostra preferenza. Precisato anche questo, andiamo alla settima posizione, dove troviamo Mitsuri Kanroji. Qui cominciamo ad entrare nella parte spinosa del video, ovvero la manifestazione dei vari marchi da Demon Slayer. La sua forza, come potete vedere, è molto alta, ma anche divisa in due parti. Semplicemente, la parte gialla è il suo complesso senza marchio, mentre il resto è l'aumento. Nonostante sembri molto fragile, Kanroji ha una potenza fuori dal comune, almeno fisica. Come detto dal personaggio stesso, ha una forza sbilanciata nonostante il suo aspetto fisico. Infatti è più forte di un uomo qualunque, cosa che le permette di controllare la sua Nichirin unica e flessibile. Il suo stile di respiro è quello dell'amore, derivante da quello della fiamma. Ora, per quanto sia portato sullo stile Moe, è uno stile davvero potente, caratterizzato anch'esso dalla lama. Poi, essendo uno stile unico come può essere quello del suono o anche quello degli insetti, sa controllarlo al 100%. In totale ha 6 kata, ma la parte più importante di questo grafico è lo sblocco del marchio. Il marchio di Mitsuri viene rappresentato con due cuori e due ali d'angelo, elementi che ricordano il suo stile e la sua personalità. Questo, come abbiamo già detto anche in un video a parte, aumenta velocità, riflessi e anche forza fisica. Grazie ad esso riesce a dare del filo da torcere alla quarta luna crescente Hantengu, cosa non possibile precedentemente senza di esso. Questo porta Kanroji alla settima posizione. Ora arriviamo alla sesta, con Kyojuro Rengoku. E qui dobbiamo fare più chiarezza possibile. Kyojuro è indubbiamente uno degli Ashira più potenti dell'opera. Egli non riesce per un pelo ad ottenere il mondo trasparente, o comunque il marchio da Demon Slayer. E se non ci credete, sono parole che escono direttamente dalla bocca della terza luna crescente a casa. Quest'ultimo è anche il nostro metro di misura per più o meno tutte le classifiche. Partendo dal fatto che Rengoku riesca a mettere in seria difficoltà questo demone pure senza marchio, la dice molto lunga sulla sua forza fisica, abilità, velocità e chi ne ha più ne metta. Questo è l'unico motivo per metterla così alta nel grafico. Poi siamo di fronte ad un abilissimo Ashira che controlla 9 kata totali dello stile della fiamma. Poi, per non parlare della sua tecnica potentissima, Rengoku o Purgatorio, ovvero la nona posizione del suo stile. Purtroppo, come detto, non manifesta il suo marchio a causa della sua morte prematura. Il suo aver combattuto quasi alla pari con Akaza però ci fa pensare tanto. Quindi, in un ipotetico sblocco di marchio, beh, ce lo vedremo minimo in top 3. Forza immensa, grande velocità, abilità fuori dal comune, stile di respiro potentissimo, beh, dagli un marchio e questo ti distrugge tutto. Senza quest'ultimo, per come era addestrato, Tanjiro non poteva vederlo o seguirlo. Era persino capace di provocare tremori al suo solo passaggio. Per noi, come per tutti, la sua sorte è un peccato. Dopo Kyojuro arriviamo a Tomioka Giyu. Qui troveremo un paio di pensieri discordanti. Perché Giyu sta sopra Kyojuro? Semplicemente il gap, o meglio il fattore che ci fa capire la differenza tra Tomioka e Rengoku è appunto la terza luna crescente a casa, affrontata da ambedue Ashira. Andando ad analizzare la potenza di Giyu troviamo una forza anche qui abbastanza alta. Poi, con la manifestazione del marchio, aumenterà ancora in modo esponenziale. Il tutto viene accentuato dallo stile di respiro abbastanza alto, ma al di sotto di quello della fiamma. In totale, Tomioka conosce 11 kata, di cui uno inventato da lui stesso, più precisamente l'ultimo. Come potete vedere, egli sblocca il marchio, ma anche la lama cremisi, cosa fondamentale per superare il pilastro della fiamma. Come per quest'ultimo, viene riconosciuto dal demone come un individuo fortissimo, ma è solo grazie al marchio che riesce a tenergli testa, e ovviamente anche grazie all'aiuto di Tanjiro. Giyu quindi, secondo noi, conferma la sua vittoria in fatto di potenza su Rengoku, e ripetiamo, questo perché Rengoku non sblocca il marchio. Se fosse successo, quello sarebbe stato in top 3. Come per Kanroji, il marchio di Giyu somiglia molto allo stile utilizzato. Infatti, il disegno che appare sulla sua guancia ricorda molto un flusso d'acqua. Grazie ad esso aumenta velocità, precisione e resistenza, utili per prolungare lo scontro contro Akaza. Andiamo avanti, arrivando alla quarta posizione, dove troviamo Obanai Ikuro, pilastro del serpente.
Iguro si è dimostrato da subito un pilastro davvero forte, principalmente durante l'allenamento dei Demon Slayer. Nonostante questa forza, però, è il secondo più debole tra i pilastri. Prima di lui vi è solo Shinobu. L'utilità e potenza del suo stile, anch'esso unico, sono molto alte. Anche qui troviamo la presenza del marchio, accompagnato dalla lama cremisi, ma in particolare dal mondo trasparente. Status dove un individuo può vedere il flusso sanguigno, gli organi, i muscoli e le articolazioni del suo bersaglio. Iguro riesce a sbloccare tutto quanto durante la battaglia finale con Muzan. Il suo marchio si manifesta con tre forme ondulate simili a serpenti, tatuati sul braccio sinistro e sul petto. Nonostante perda la vista durante la battaglia, riesce comunque a combattere contro Muzan, guadagnando tempo per i suoi compagni e contrastando il nemico. Anche qui la sua presenza in quarta posizione si afferma per aver combattuto contro Muzan, ma anche per aver sbloccato il mondo trasparente. Arriviamo finalmente alla top 3. Con la medaglia di bronzo troviamo Muichiro Tokito, pilastro della nebbia. Nonostante il suo avere solo 14 anni, egli è un Hashira potentissimo. Riesce ad utilizzare 7 kata differenti e ha l'abilità particolare di cambiare il tempo dei suoi attacchi, rivelandosi anche uno dei più potenti uccidendo da solo la quinta luna crescente Gyokko. Questo anche grazie al marchio. Egli ha affrontato persino la prima luna crescente Kokushibo, nemico più potente delle lune nonché suo antenato. Persino questa entità riconosce la potenza del giovane Hashira. Ora però andiamo a vedere il suo grafico. La sua potenza, per come vediamo, è alta, ma molto più nella media. Questa però viene moltiplicata dal marchio, portandola a livelli estremi. Il suo respiro, invece, è al massimo, poiché è un prodigio per la sua età. Poi, in generale, il respiro della nebbia è parecchio devastante. Come già accennato, sblocca il marchio, ma nella battaglia contro Kokushibo anche la lama cremisi e il mondo trasparente, seppur per poco. Il suo marchio viene rappresentato con diversi disegni rossi simili a delle nuvole. A differenza degli altri, questi ricoprono tutto il corpo, ma in modo più evidente sul viso e sulle braccia. Misto allo stile della nebbia, abilità offensive e difensive sono aumentate all'inverosimile. Poi, come già detto, riesce a uccidere da solo una luna crescente, senza sforzo. Inoltre, quando è attivo, riesce persino ad annullare gli effetti dei veleni. Al secondo posto, con la medaglia d'argento, troviamo Sanemi Shinazugawa, pilastro del vento. Andiamo diretti sul suo grafico. La sua forza è alta e viene accentuata anche dal marchio. Il suo stile di respiro sta al massimo, poiché è caratterizzato da una potenza brutale. In totale possiede 9 kata, che ovviamente sa padroneggiare al massimo, anche perché è uno stile unico. Nella barra del marchio troviamo la manifestazione e la lama cremisi, ma non ottiene il mondo trasparente. Allora, perché in seconda posizione? Una abilità nascosta di Sanemi è quella del suo sangue, capace di ammaliare e intossicare i demoni. Infatti, questo tipo di sangue è il più raro di tutti, cosa che lo aiuta parecchio durante le battaglie. Non lo utilizza direttamente, ma può essere un'ottima distrazione. Poi, questa seconda posizione se la guadagna non solo per l'utilizzo dei kata, ma anche per aver dato il colpo finale a Kokushibo e aver combattuto anche da svenuto, mantenendo comunque la potenza devastante dei suoi colpi. Il suo marchio assume l'aspetto di origami che formano un mulino a vento, con ai lati due punti. Se già di base possiede una forza fisica fuori dal comune, il marchio l'aumenta drasticamente. Insieme ad essa, la resistenza fisica e la tolleranza al dolore sono notevolmente aumentate, fattori che lo portano a combattere senza sosta e che gli permettono di attaccare consecutivamente Kokushibo, grazie all'assistenza anche di Gyomei e Muichiro. Arriviamo finalmente al primo posto. La medaglia d'oro se la giudica Gyomei Imejima. Partendo dalla sua forza, egli possiede una forza fisica immensa. Riesce a spostare da solo massi enormi, persino più grandi di lui, attraverso una città. La sua tecnica delle azioni ripetitive, ovvero la capacità di eseguire dei movimenti predeterminati e consecutivamente, lo portano a massimizzare la concentrazione. Ancor prima di diventare un Demon Slayer, Gyomei possedeva già un'incredibile forza, nonostante la corporatura esile. Una volta avuta la motivazione, ha cominciato ad allenarsi fino a raggiungere questo picco. Durante la battaglia con Kokushi, quest'ultimo fa noto che, nonostante Gyomei abbia una grande corporatura, ha dei riflessi praticamente immediati ed è in grado di muoversi facilmente attorno agli avversari per evitare i loro attacchi, ma anche colpirli. Inoltre è anche molto preciso in quello che fa, permettendogli di essere aggraziato ma anche impossibile da battere. In aggiunta, Gyomei
è cieco, ma ha compensato la mancanza di vista potenziando gli altri sensi, adattandosi quindi alle condizioni e sviluppando un udito sovrumano. Riesce addirittura a percepire il suono della rigenerazione della carne di Muzan durante il loro breve confronto, particolarmente nella battaglia contro Kokushibo. Per trovare la sua posizione si basa sul suono delle catene tintinnanti. Questo colosso ha una percezione del mondo diversa e oltre all'udito ha sviluppato il mondo trasparente pur senza marchio. Il suo stile di respiro è quello della pietra e, diversamente dagli altri Demon Slayer, non usa una Nichirin. Egli infatti utilizza un'arma unica, una catena con all'estremità una palla chiodata. Questo respiro è caratterizzato principalmente da colpi distruttivi, accentuati ovviamente anche dall'arma. In totale possiede 5 kata ed è l'unico ad utilizzare tale stile. Durante la battaglia con Kokushibo sblocca anche lui il suo marchio, visibile sulle sue braccia e formato da delle crepe. Oltre ad esso e al mondo trasparente già ottenuto, sblocca anche la lama cremisi. Con tutte le statistiche al massimo e tutte le abilità sbloccate, Gyomei si aggiudica il podio, come Ashira più potente di tutti. Che dire ragazzi, noi finiamo qui. Speriamo davvero vi sia piaciuta questa classifica. Ci è voluto del tempo, ma è arrivata. Siamo stati il più oggettivi possibile, ma ovviamente potete avere la vostra classifica. Non vi stiamo imponendo assolutamente niente. Detto questo, noi vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. Noi ci vedremo sicuramente prossima settimana con un altro video, l'ultimo di maggio in questo caso, o gli ultimi due, vediamo che portare. E vi ringraziamo ancora per la visione. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!